Una giornata come tante altre qui nel Commonwealth. Meno male che le esplosioni non distruggono nulla. Ed ecco fatto. Tutte e tre le armature esposte qui in bella vista. Effettivamente il primo piano fa la sua porca figura. Anche quello lì non è male. Però guardare queste power armor mi fa pensare che abbiamo lasciato un caso ancora in sospeso. Oh cavolo, la figlia dei Nakano. Nick? Nick? Addo stai? Ok, è qua all'entrata. Nick, eccoti, ciao. È ora di partire? Sì, è ora di andare. Andiamo. Molto bene. Abbiamo un caso da risolvere. Se sta qua è ancora viva, però. Scusatemi, è stato poco professionale, lo so, sono andato via per molto tempo, ma... Sapete, vampiri. Quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Il signor Longfellow? Oh no, hanno catturato Mr. Krabs. Porca troia. Sta foto mi fa morire. Per tutte le motivazioni sbagliate. Buongiorno, sto cercando il vecchio Longfellow. Perché mi arrivano punti esperienza a caso e che sta facendo quel tipo? Ehi! Qui stiamo cercando di parlare. Chiudete la bocca e aprite le orecchie. Che sta facendo? Allora, la nebbia sta venendo a prenderci. E per accoglierla come merita, credo che sia opportuno che ci facciamo un'altra bevuta. Sono d'accordo offre con quest'uomo. La casa! Se offre la casa vengo sì! A bere. Vengo anch'io ora a bere. Si fa festa! A Mitch! Mitch! Amici, oggi è il tuo giorno fortunato. Che bello. Gratis per te. Grazie. Niente di più forte? Non hai qualcosa di più forte? Ti piace il rischio, Hai voglia. Ah, piace anche a me. Ecco a te, di primissima qualità. Alla salute. Alla salute, Mitch. Stare qui finché la nebbia non ti divora? Beh, almeno fatti trovare con un po' di fuoco nelle budelle. Vabbè, ma tu che sei del posto, che cos'è la nebbia? Cosa c'è di così speciale in questa nebbia dell'isola? Non la avverti? Persino qui, nel luogo più sicuro di questa dannata isola. Dai, spiegami. Se ti avventuri nell'entroterra, ti farà sparire in un istante. No, erano i vampiri, tranquillo. E se non saranno le radiazioni a ucciderti, allora impazzirai. Alla fine, quest'isola ci ammazzerà tutti. Wow, scusami, non volevo portare la depressione in questo posto. La nebbia può farti impazzire. Non è normale. Alcuni dei cacciatori che si trovano nell'entroterra erano da sempre degli assassini. Ma molti di loro sono semplicemente rimasti troppo a lungo nella nebbia. Prima o poi la tua mente cede. Incredibile. Se vuoi un consiglio, tornatene dalle tue parti, senza guardarti indietro. Beh, è un ottimo consiglio. Se qui è così pericoloso, perché non ve ne andate? Questa è casa nostra. Nessuno, uomo o donna, sarebbe disposto ad abbandonarla. E poi, visto che tanto dobbiamo crepare tutti, meglio farlo affondando il proprio coltello nel ventre della belva che ti ha fregato. Beh, quest'uomo mi piace. Tieni, ti sei meritato volentieri i miei tappi. Compro anche della bonk se non ti dispiace. Questa roba è rara da trovare in giro. Tu scherzi. Per fortuna che lui è ben fornito. Grazie. Mitch, tu mi piaci. Lei è il vecchio Longfellow, deduco, giusto? Il capitano Avery dice che puoi portarmi ad Acadia. Là fuori c'è stato un po' di casino. Hai dovuto sporcarti. Ma c'è un mani? Gatto qua davanti. Non porterò altra gente a morire nella nebbia. So badare a me stessa. Non mi è stato dietro. È durato 5 minuti. Sto cercando una persona scomparsa. Sto cercando una ragazza scappata di casa. I suoi genitori sono in pensiero per lei. È andata da Acadia. E ho il compito di ritrovarla. Chi va da Acadia ha sempre una storia da raccontare. O qualcosa per cui morire. Vabbè. Credimi, in vita mia ho fatto molte cose peggiori. Credimi, in vita mia ho fatto molto di più, per molto meno. Sai sempre cosa dire, eh? Già. Ti porterò ad Acadia, ma dovrai ascoltarmi.
e andare dove dico io e quando lo dico io. Sì, signore. Sarà una passeggiata. Fa scorta di viveri, Rad X e cose del genere. Poi ci metteremo all'opera. Va bene, andiamo allora. Andiamo, Longfellow. Allora seguimi. Prima però permettimi di rubare quella rivista. Ah, eccellente. Hai sbloccato i punti di interesse dell'isola sulla mappa. Ottimo. Le battaglie si vincono con il pugno. La guerra con l'astuzia. Sai sempre cosa dire, Nick? Usciamo dalla città. Acadia in montagna, oltre la linea della neve. Ah, eccoti. Ci vorrà un po'. Va bene. Prendere questa roba. Qui un sacco di gente possiede soltanto. Fa schifo, ma servirà. Sono che cosa? Ah, il jerky. Grazie. Dobbiamo raggiungere un vecchio sentiero di montagna. Va bene. Non c'è niente di simile alla nebbia nel Commonwealth. Nel Commonwealth no. I continentali pensano che basti una dose di Radaway. Nel Moab invece è tutt'altra storia. Visto? La nebbia è una brutta bestia. Ti entra nella testa. Ti mette il cervello sotto sopra. I cacciatori. Pericolosa, ma adesso. Sì, è vero, i cacciatori saranno anche pericolosi, però. Sono pericolosa anch'io. Ma c'è un Deadclaw lì. Tipico, c'era un Deadclaw. Devo dedurre che l'esplosione dell'istituto si sia fatta sentire anche qui. Su Longfellow. Non allontan... Va bene, ma ora basta nascondersi. Ok, possiamo continuare? Ecco il sentiero. Ma... è un lupo ferrare leggendario. Puffete. Era un lupo ferrare leggendario. Madonna mia, quanto è lucido! Se ne incontriamo. Ui! Ne abbiamo visto! Stupidi! Lupi! Maledetti! Un Mr. Andy! È cattivo! Madonna mia! Quanta gente sta apparendo tutta adesso all'improvviso! Certo che... non c'è più un luogo sicuro in giro oggigiorno. Quello sta per sparare. Ok. Aspetta, quello era leggendario. Grazie. Un altro. Tutto bene, Longfellow? Sei al sicuro ora? Madonna mia, ma quanta gente. Che è successo? Cos'è stata questa esplosione magistrale? Grazie. Faccio saltare in aria tutti io, Non mi faccio mica problemi. Nick, ti dispiacerebbe fare qualcosa? Madonna santa. La granata in cuffia è il momento di usarla. Ecco qua. Madonna mia, il più grande pericolo della nebbia non è il fatto che ti avvelena, è il fatto che non vedi nulla. Porca miseria, tutto bene? Non siamo soli. Adesso te ne accorgi che non siamo da soli. Ci sono anche gli zombie. Eccoci qua, ti chiedo scusa per l'inconveniente. Se non ti dispiace, questi me li prendo io. Livello 91 quello zombie, è la madonna. Cosa è stato? Non c'è più lo zombie, possiamo proseguire. Vai, prosegui. Nella nebbia fitta si nasconde di tutto. E su questo non ci metto dubbio. Quando ero piccolo, tantissimi anni fa, la nebbia ricopriva tutta l'isola. Uh-huh. Poi la nebbia si è ritirata. La gente si è ripresa le terre, ma si è rammollita. Hanno molte cose per scontate. Troppi erano. Aia! Dai! Scusami, stavi raccontando la tua storia. Forse era meglio aspettare la mattina. Wow, leggendario! Carino. Arrivano! Ma quanta cavolo di gente c'è in giro oggi? Anche i piccoli Galber.
Ecco fatto. Madonna mia, quanta roba che stiamo recuperando. Occhio. Porca puttana. Anche sintetici ci mancavano che ci attaccavano. Scusami Nico, ovviamente si intende solo quelli cattivi. Madonna mia. Riesco a muovere la gamba. Esci fuori, finiamola una volta per tutte. Quello ha perso pure le braccia. Eppure non si arrende mica. Dovremmo essere tutti un po' come lui. Uno e due. No, devo ricaricare. Ecco fatto. Guarda qua. Ma quanto è resistente. Porca miseria. Meglio usare armi veloci in questa zona. Già non si vede nulla. Detto sinceramente, non mi mancava combattervi. Anzi, da un certo punto di vista ero pure contento che l'istituto mi facesse un favore a non attaccarmi all'inizio. Oh, santo cielo. Però ovviamente non ne vale certo la pena. Una passeggiata. L'importante è che questo luogo ora sia al sicuro dalla malvagità dell'istituto. L'aria è pulita, niente nebbia. Meno male. Siamo quasi ad Acadia. L'importante è che si veda qualcosa, perché io sto diventando cieco. Madonna mia, che colpo incredibile che ho tirato. Zombie a parte, non mi sembra che ci sia nient'altro di pericoloso, o sbaglio? Oh, è stavo dicendo, e finalmente la nebbia si è un po' diradata. Ecco qua. Stupidi Yaoguai. Mamma mia. Nick, non mi puoi apparire così vicino però, eh. Tanto cielo, e siamo saliti di livello. Quanti non poveri railroad morti. Non potete finire. Sì, va bene. Ma ci sono dei predoni che stanno cercando di entrare. Forza, non ti è bastato quello che hai appena visto? Madonna, li ho uccisi tutti e tre con un colpo? Non lo so, ma sono morti tutti alla fine. Va bene, Longfellow, vieni con noi, dai. Sicuramente non è stata la più semplice delle scalate, ma in ogni caso ce l'abbiamo fatta.